Cari ragazzi, cari giovani e cari tutti, questo pomeriggio vorrei dirvi una parola su una persona molto importante nella vita di Don Bosco, e cioè di sua mamma, mamma Margherita. Mamma Margherita è stata per Giovannino una guida perfetta che l'ha portato alla sua crescita globale, sia dal punto di vista umano e sia dal punto di vista religioso, puramente religioso. E già a 2 anni davanti alla salma del papà morto, mamma Margherita dice a Giovannino: eccoti, adesso sei senza padre. Ecco, da quel momento mamma Margherita diventa l'angelo protettore di Giovannino. Voi sapete che tutto il progetto educativo di Don Bosco si risolve in quel trinomio, cioè quelle tre parole: ragione, religione e amorevolezza. Questo progetto è stato impresso nel cuore e nella mente di Don Bosco da sua mamma. Mamma Margherita ha insegnato a Don Bosco a ragionare, ad avere e a risolvere tutte le sue questioni con la ragione. Voleva che la sua ragionevolezza nel modo di parlare, nel modo di agire, nel modo di trattare con gli altri, avesse sempre il sopravvento. Ragionare su ogni attività. La mamma di Don Bosco ha insegnato anche a Giovannino a vivere sempre alla presenza di Dio. La religiosità di mamma Margherita è stata trasferita globalmente, completamente in Giovannino. Da lei ha imparato a capire che Dio è sempre presente davanti a noi. Ha capito che bisogna agire sempre alla presenza di Dio. Dio è sempre accanto a noi. E vedere anche l'attività, l'azione di Dio in tutto quello che ci circonda. Per esempio, davanti al sole che splendeva meravigliosamente nel cielo, ecco, mamma Margherita dice a Giovannino: vedi quanto è grande, quanto è luminoso il sole. Quanto più bello e quanto più luminoso deve essere Dio. Davanti a un campo, al campo devastato dalla tempesta, dal temporale. Ecco, diceva, ripetendo le parole di Giobbe, Dio ha dato, Dio ha tolto. Facciamo sempre la volontà di Dio, benediciamo sempre il nome di Dio. Vedete, la religiosità di mamma Margherita si è così travasata quasi completamente nel cuore e nella mente di Don Bosco, anche quando era grande, sacerdote. Ricordate che nelle sue case tante volte si trovava questa scritta:
Dio ti vede. Per dire ai ragazzi, vivete alla presenza di Dio. Dio è con voi, vicino a voi. Ecco, voglio lasciarvi proprio questo pensiero questa sera. Vivete sempre alla presenza di Dio e sarete sereni. Condurrete la vostra vita nei piani stabiliti da Dio. Buona serata.